Ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi inizio questo video dalla mia camera da letto, ragazzi. Molto rosa, come ben sapete. E qui davanti a me c'è la mia cabina armadio. E come sapete sto per trasferirmi in Olanda, nei Paesi Bassi. E devo ovviamente prima sgomberare la casa, prima di iniziare a preparare gli scatoloni, che è comunque un procedimento molto lungo. Quindi piano piano voglio appunto fare un decluttering sia del mio armadio, che faremo oggi assieme, e poi anche della mia collezione make up. Fatemi sapere se volete il decluttering, che lo filmi anche appunto sulla collezione di make up. Ma adesso iniziamo a dare una ripulita al mio armadio, ragazzi. Ci sono un sacco di cosine che non uso più e che voglio dare. Di solito mi rivolgo ad un'associazione benefica locale, quindi gli abiti e le cose che non indosso più le regalo loro, e questo faremo oggi. Quindi è meglio iniziare, perché sarà un lavoro bello lungo e impegnativo, ragazzi. Questa è la situazione attuale della cabina armadio. Per i miei standard è abbastanza incasinata, ci sono tutti i maglioni lanciati così uno sopra l'altro, perché non ho più spazio praticamente. Qua sotto ci sono i pantaloni in questi tre cesti, e appunto qui tutte le felpe, i maglioni, dobbiamo sistemarli e dare via quelli che non uso più. Lì ci sono alcuni vestiti con le paillette, anche quelli dovremo controllarli. E qui ci sono, vabbè, solo poche borse ed accessori. Lassù un sacco di valigie, quelle non le toccheremo. Anche qua invece, tra le cose che ho appese, ci sono alcune cose che darò via. Qui sotto ci sono un sacco di maglioni abito più lunghi, e anche questi alcuni li darò via sicuramente. Qui c'è randomly proprio una borsa che non c'entra nulla, e lì sotto ci sono i miei gioielli, ma di quelli non faremo il decluttering per ovvi motivi. E là sopra ci sono altre robe che non so nemmeno io che cosa siano, alcune felpe e altre cosine. Anche lì ci sono diverse cose che darò via, e qui ci sono altri maglioni e cosine, tipo questo potrei già metterlo via perché so di volerlo regalare. E vediamo tutto il resto dei maglioni, anche qui ci saranno cosine da dare via, ragazzi. E poi in realtà volevo vedere un attimino con voi per capire se ci sono anche scarpe che voglio dare via, che non uso più. Quindi controlleremo anche tra le scarpe, in entrambe le scarpiere, e vediamo se c'è appunto qualcosa che non uso e che voglio dare via. Inizierei proprio dalle cose che ho qui appese. Allora, questo è il poncho di Fendi, che è nuovissimo, quindi direi che lo terremo. Questo è il mio abito a quadri, che mi ricorda molto Cher di Clueless, che non mi ricordo il nome italiano del film, ma se l'avete visto sicuramente con questo lo riconoscerete. Allora, qui questo anche lo tengo, e anche queste due giacche jeans che ho qui sotto. Ho pochi appendini e poco spazio per appendere le cose, quindi ne metto una sopra l'altra. Non so se sono l'unica al mondo che fa questa cosa. Qui ci sono, vabbè, camicie bianche semplicissime. Questa è una camicia che non uso praticamente mai, quindi direi che possiamo assolutamente regalarla. Lanciamo sul letto. Poi, allora, questa verde la uso, è carina. Questa l'ho presa da poco in realtà su Pretty Little Thing, e a vederla mi sembrava fighissima. Quando mi è arrivata ho visto che il materiale è veramente molto molto cheap e sa tipo di cinesata, e penso di non averla pagata com'è la luce, ragazzi. Scusatemi se l'illuminazione non è delle migliori, ma ho, essendo la mia cabina armadio ovviamente cieca, non c'è una finestra, l'illuminazione è molto difficile, e ci sono sia gli spottini che la luce mia, con due tipologie di luce diversa, quindi spero sia decente. Scusatemi se non è proprio il massimo, però appunto mi sono resa conto che la qualità è parecchio bassa, e si vede anche dalle cuciture, ci sono fili ovunque, non è una cosa che vorrei indossare. Peccato non aver fatto il reso, me ne sto rendendo conto in questo momento, ma l'avevo appesa e poi mi sono detta no, vabbè, la indosserò, e poi non l'ho mai indossata, proprio perché appunto è di qualità scadente. Anche questa, piuttosto che tenerla qui e non usarla, la diamo via. Questo è uno dei miei abiti di Soul Wear Swimming, mi sa che si chiama, ed è il brand di Giulia Dell'Ellis,
È un abito stupendo, questo è uno dei miei abiti preferiti, è meraviglioso, morbidissimo e l'ho indossato al matrimonio di una mia cara amica la scorsa estate e mi avete fatto tutti un sacco di domande. Aiuto, sta cadendo tutto su quest'abito. Ah, mi è piaciuto talmente tanto in blu, ho deciso, non sono fuoco, scusatemi, eccomi, appunto, ho deciso di prenderlo anche rosso perché è bellissimo, quindi mettiamoli uno accanto all'altro, poi... Questa camicia mi piace, ma non la indosso mai. Non ne sono sicura. Questa la terrei forse un po' in forse, diciamo. Questo è un gilet che ho preso da... Ma perché ci sono peli ovunque? Vabbè. Questo è un gilet che ho preso da Zara 2 anni fa e continua a piacermi tantissimo, quindi questo lo tengo sicuramente. Poi c'è questa giacca in pied-de-poule che ho preso su, non so pronunciarlo, se ho sbagliato, perdonatemi, l'ho presa su Boohoo e mi fanno tutti i complimenti su questa giacca. In realtà è molto bella, ma ho perso quasi tutti i bottoni che sono caduti in 2 o 3 giorni. Quindi la qualità è quello che è, però è molto carina e questa sicuramente la tengo, l'ho pagata anche pochissimo, tra l'altro, quindi è un acquisto di cui sono molto fiera. Poi c'è quest'abitino, questo l'ho indossato molto, però non lo so, non mi ispira più tantissimo, forse perché le maniche sono così, boh, non lo so, no, questo lo darò via, no? Non mi fa più impazzire. Poi abbiamo un altro maglione grigio e caldo, questo lo uso praticamente solo per casa, ma visto che è molto caldo lo tengo, specialmente in Olanda mi servirà perché fa più freddo rispetto a qua. Oh, poi c'è questo che è simile, cioè è la stessa fantasia, è un pied de poule, però questo non mi piace come veste, è troppo morbido, è di Boohoo anche questo, tutto quello che vi sto facendo vedere è di Boohoo praticamente, ma anche questo lo darò via perché non mi fa impazzire come vestibilità e come cade su di me, quindi ciao. Poi c'è questo cardigan che... Ho preso su ASOS un po' di tempo fa, ragazzi, e in realtà mi piace molto a vederlo. È che su di me, la forma che ha non sta bene affatto. Ho provato ad indossarlo diverse volte con cintura e senza, e non me lo vedo proprio addosso. Anche se nuovo, non ha senso tenerlo e quindi daremo via anche questo. Qualcun altro sarà più contento. Poi c'è questa, è tipo una sciarpa grande oppure una specie di poncho, però non l'ho mai usato e adesso che ho preso quello di Fendi, questo, non penso che andrò ad usarlo, quindi anche questo lo daremo via. Altro maglioncino che voglio dare via è questo. Non so, non mi sta bene indossato, ma l'ho tenuto perché comunque mi sono detta ok, non mi sta benissimo, però il colore è carino. In realtà, una volta che l'ho provato, mi sono resa conto che questo colore non mi sta per niente bene, mi sbatte tantissimo, o perlomeno a me sembra così, non lo so, mi fa sembrare ancora più pallida di quello che sono e quindi non, alla fine non l'ho mai più rimesso, quindi penso, anzi sicuramente daremo via anche questo. Altro maglione che non mi sta per niente bene è questo, il grigio è un colore che mi sta malissimo, mi fa sembrare pallidissima, mi spegne il colore degli occhi, non è un colore che indosso tantissimo e questo maglione, anche questo non ha niente di particolare e anche questo è un po' vecchiotto, quindi posso tranquillamente darlo a chi ne ha più bisogno di me. Poi c'è questo maglioncino che ho preso da Topshop. Mi ricordo di averlo indossato in una giornata a Parigi nel 2014 o 2015, quindi sicuramente ha almeno 5 o 6 anni. L'ho indossato parecchio, non tantissimo, ma non so perché non mi ritrovo ad indossarlo molto perché è traforato. Nonostante il colore sia carino, però ragazzi, non lo uso mai e sono sempre dell'idea che se qualcosa ce l'ho nell'armadio ma non la uso, non ha senso tenerla e piuttosto la regalo a qualcun altro. Altri due maglioni che non ha senso tenere sono questi. Questo è di Motivi, è vecchissimo, veramente, veramente vecchissimo. Anche questo ha almeno 6-7 anni. E a parte che è pieno di peli di Denver, devo assolutamente pulirlo, non so come sia possibile. Ma appunto questo sicuramente lo darò via e altro maglione che darò via è questo di Bershka, ha ancora l'etichetta ragazzi e non l'ho mai indossato, mi sta seriamente troppo corto e non so perché la fantasia non mi fa impazzire, non lo so, quindi anche questi due se ne vanno. Qua sopra direi che... Ah sì, questo sicuramente devo darlo via. Stesso discorso del fatto che il grigio non mi sta particolarmente bene. Non so nemmeno da dove arrivi questo maglione, onestamente non c'è, non è...
non ha nemmeno la marca, quindi anche questo se ne va. Altra cosa che voglio dare via è questa felpa tipo color carne, solo che su di me è abbastanza scura, è molto semplice, non l'ho indossata molto, non conosco il brand, sicuramente l'avrò presa su Asos. Sì, non la uso quasi mai, quindi anche questa la diamo via. Poi qui ci sono, allora, questo è un maglione di Pretty Little Thing, anche questo è carino, ma non lo uso moltissimo, ne ho uno molto simile. Non lo so, in realtà un maglioncino nero così forse può tornare utile, questo forse lo tengo. Questo invece è un cardigan di Zara che mi piace molto e spero di indossarlo presto con l'arrivo della primavera, quindi anche questo lo terrei perché con le ballerine Chanel ad esempio sta molto molto bene. Allora, poi qui c'è una felpa stravecchia che, allora, questa è quella di Disney, la tengo. Questa è una felpa stravecchia che si è anche, ha perso il colore rosa, è diventata più grigia per i lavaggi in lavatrice, anche questa la darò via. Poi qui, allora, ci sono due maglioni che decisamente, anzi tre, che decisamente voglio dare via. Questo verde è una specie di maglione abito, quindi un maglione un po' più lungo, ma non lo metto e il colore non mi fa impazzire, quindi daremo via anche questo. Ragazzi, sono molto fiera di me stessa perché sto facendo un bel decluttering, sto dando via un sacco di roba, quindi questo mi aiuterà moltissimo nel trasloco e in più renderemo felice qualcun altro. Poi c'è questo maglione con le paillette che è sempre perfetto, l'avevo preso da Mango, anche questo ce l'avevo ancora in Olanda quando ancora abitavo lì, tipo nel 2014-15, quindi anche questo è parecchio vecchio, ma non ho perso una paillette devo dire, però lo daremo via comunque. E poi qui ce n'è un altro, però questo non è bellissimo, però vorrei tenerlo perché tipo in montagna non è niente male, vabbè che mi sto trasferendo in un paese che non ha montagne, ma se dovessi andare in montagna sicuramente potrebbe tornarmi utile. Poi c'è, allora, questo maglioncino tipo Dolce Vita nero corto, che è comunque carino, questo lo terrei. Un maglioncino vedo qua invece che voglio decisamente dare via è questo verde. Anche questo ce l'ho da secoli, è cortissimo, è anche carino, però non lo so, il colore non mi fa impazzire, mi ha un po' stufato. Altro maglioncino che daremo via, ragazzi, in beneficenza è questo di Tommy Hilfiger. Questo l'avevo comprato, mi ricordo ancora, ad Amsterdam in un giorno di shopping e l'ho usato molto. È molto carino, ma non lo metto più e ce l'ho veramente da un sacco di tempo e lo regaleremo. Altro maglione che non metto mai è questo, sempre per lo stesso discorso, che il grigio non mi sta bene. Non so perché l'ho preso, ma non mi fa impazzire e non lo metto, sì, praticamente mai, quindi anche questo se ne va. Stesso discorso per questo, sto praticamente buttando tutta la roba grigia che ho, ma anche questo ce l'ho da parecchio, non lo metto mai, non ha senso tenerlo. Poi ho questo paio di pantaloni tipo in simil pelle lucida di Esprit, li ho provati diverse volte, non mi stavano bene, no, mi sa che una volta li ho messi e poi mai più praticamente, non lo so, non me li vedo bene addosso, forse non sono abituata a pantaloni di questo colore, non so neanche io perché, ma li diamo via decisamente anche questi. Poi ho questo coprispalle che è molto carino perché è molto fluffy e bianco, solo che mi sta leggermente grande e l'ho preso da Diffusione Tessile, che sarebbe l'outlet di Max Mara, Max & Co e un paio di altri brand, e è molto carino ed è di una buona fattura, però è un pochino troppo grande, l'ho messo qualche volta ma non lo so, non trovo tante occasioni per indossarlo o per abbinarlo, quindi daremo via anche questo. Degli abiti un po' più particolari, ragazzi, mi sa che daremo via soltanto questo, che era quello della mia collaborazione con Boohoo, quello con tutte le piume sulla gonna, e non mi dispiace in realtà, questo abito è molto carino, però non mi vedo ad indossarlo e poi so che è parecchio corto, quindi non mi sentirei tanto a mio agio, più che altro appunto per il fatto che non copre abbastanza. Anche qua sopra ci sono delle cose che voglio assolutamente dare via. Allora, questo maglioncino vecchissimo di H&M sicuramente se ne va. Anche questa stra vecchia maglia. È carino il colore però, ma anche questa la darò via.
Direi che il decluttering procede molto bene, ragazzi. Questa è la nostra montagna di roba da dare via per il momento. Qui ci sono altre maglie e alcune le daremo via. Questa in realtà è la maglia di un pigiama che non trovava e non capisco che cosa ci faccia qua, quindi la sposteremo di posto. Altra maglia che sicuramente daremo via è questa, che è tipo un abito lungo, non so nemmeno perché l'ho preso, ha ancora l'etichetta, ma è veramente bruttino, quindi anche questo lo diamo via. Poi c'è questa maglia, anche questa, dove l'ho presa? Questa su ASOS, è semplice di cotone nera, ma ha il collo molto largo, quindi non mi ritrovo a metterla tantissimo sotto ai maglioni, anche questa la daremo via. Qui c'è un paio di jeans che decisamente devo dare via perché erano neri e adesso sono diventati grigi con anni e anni di lavaggi. E poi qui c'è un paio di pantaloni di ASOS che però non mi piacciono tantissimo. Sono stretti sulle cosce, sul sedere, e mi stanno larghissimi in vita e quindi non mi piacciono. Poi c'è questo paio di jeans che non ho mai messo, mi stanno malissimo e non so perché non li ho restituiti. Anche questi sicuramente li ho presi su ASOS, ma il brand è Hoxton Denim. Veramente veramente brutti, mi vestono, cioè vestono molto male su di me perlomeno, quindi anche questi se ne vanno e bye bye. Altro maglione che daremo via è questo, anche questo bordeaux, l'ho usato molto questo in realtà, ma mi ha stufato e l'ultima stagione non l'ho messo neanche una volta, quindi non ha senso tenerlo. E questo è il risultato finale, ragazzi. Ta-da! Ta-da! Che meraviglia, che meraviglia! Soprattutto questa zona si è riempita un sacco, avevo un sacco di maglioni qui che sono riuscita a sistemare lì sulle mensole perché ovviamente abbiamo svuotato tantissimo, quindi adesso questa zona sembra finalmente molto 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 più in ordine. Anche qui abbiamo svuotato molto bene, ho più spazio adesso. Qui c'è la mia borsa, è l'Antigona di Givenchy, che purtroppo non posso tenere tra le altre borse, deve starsene qui da sola, poverina. Ma come potete vedere, tutte le mensole dedicate alle borse sono piene. E qua sotto, stesso discorso, quindi non so più dove metterle. Comunque, come ben potete vedere, ho sistemato tutti i maglioncini. Super super happy, questo è uno dei miei preferiti del periodo, quello di Orca, in realtà è una felpa ed ha questa parte pelusciosa, rosa, morbidosa con questa pina che è troppo carina. Sto usando tantissimo anche questo di Dior, che mi chiedete sempre in tantissimi dove l'ho preso, è un maglione lungo di Dior. Inizialmente avevo un po' difficoltà ad indossarlo, adesso invece lo abbino con facilità e lo uso molto. E come potete vedere anche qui abbiamo svuotato tanto ed è tutto molto più in ordine, anche lassù in realtà, anche se non riesco a farvi vedere bene. Ma abbiamo svuotato un bel po' di roba, sono contenta. Qui anche, come potete vedere, ho più spazio e sono riuscita a mettere a posto il tutto. Abbiamo svuotato anche un po' il cesto dei pantaloni, non tantissimo, ma non ne ho tantissimi, ho molti più maglioni e maglie eccetera in realtà. E questa è per adesso la montagna di roba che daremo via, ragazzi. Direi che sono stata brava, che cosa ne dite voi? Ma c'è veramente tanta 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 roba e sono super super contenta. Andiamo a controllare anche le scarpe, perché sicuramente ci sono alcune paia che voglio dare via, che non uso più. Ad esempio ci sono queste di Marc Jacobs che ho usato e strausato e sono tutte rovinate ai lati, quindi anche queste le daremo in beneficenza, anche se la suola è ancora perfetta e sono comodissime, le ho adorate, ma non le uso più e appunto non ha senso tenerle. Voglio dare via anche queste ballerine fucsia laccate che penso di avere da oltre 15 anni, non sto scherzando. E poi anche queste ballerine tipo in raso rosa cipria, il colore è molto carino ma hanno questo tacco che non mi fa impazzire, non lo so, non le ho praticamente mai messe, anche queste se ne vanno. Per il resto da questa scarpiera non daremo via niente, ci sono le mie Louboutin lì in alto, le Balenciaga, i mocassini di Gucci, questi di Dior, che sono bellissime, non vedo l'ora di indossare nuovamente, ragazzi. E direi che appunto tutto il resto rimane, anche queste di Valentino, non vedo l'ora di poter usare di nuovo, ragazzi. E anche da quest'altra scarpiera già vedo delle cosine che voglio dare via. Decolleté in
color nude, non lo so, le ho messe poco, non sono molto comode e quindi preferisco darle via. Stessa cosa per questi stivaletti, li ho indossati molto, ma ce li ho da tantissimo tempo e li avevo pagati anche poco, da qualche parte in Olanda li ho presi. Non mi fanno impazzire onestamente e non li userei più, quindi anche questi, bye bye. Diremo bye bye anche a questi stivaletti di H&M che sono strapieni di polvere perché non li uso mai, ragazzi, da un sacco di anni. Li ho strausati però, penso si veda, quindi... ciao. Questi li ho ricevuti per una sponsorizzazione diversi anni fa e andavano molto all'epoca, ma adesso non li indosso mai, non mi piacciono più tantissimo, quindi anche questi se ne andranno. Queste sono le scarpe che daremo via, non sono tantissime, ma io non ho tantissime scarpe, non sono molto fissata con le scarpe così come lo sono per le borse, però sono comunque contenta che sono riuscita a fare un decluttering anche delle mie scarpiere. Ragazzi, sono molto contenta di aver sgomberato da tutta questa roba, ragazzi, che sicuramente sarà più utile a qualcuno che la userà, quindi secondo me è stato un super decluttering di successo, ma è solo il decluttering della roba invernale, perché naturalmente tutta la roba estiva dovrò ancora fare il decluttering, magari quando farò il cambio di armadio una volta trasferita, vediamo. Però è stato comunque un decluttering gigantesco, come potete vedere alle mie spalle. Quindi questo è quanto, mia family, mettete like al video se vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio grandissimo e vi abbraccio forte 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 come al solito, perché vi voglio tanto bene. A domani.